La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Sintesi multimediale del libro, L'ufologia osservata con strumenti di paleoufologia razionale, versione 1.0, è il quarto libro della teoria del paleocontattone, ed è liberamente scaricabile su internet. Praticamente è un bel manuale di paleoufologia razionale da leggere tutto d'un fiato. Dopo la lettura, è molto probabile che l'ufologia classica non vi apparirà più come era una volta. Infatti in questo testo abbiamo 137 pagine per 29 capitoli per altrettanti topic ufologici, fotografie, links, debunking, analisi, valutazioni, ricerche e tesi inattese, come la scoperta di una seconda razza aliena in visita sulla Terra, i Sauri Sapiens. Inoltre sempre nel testo, troverete un'osservazione critica delle fonti dell'ufologia, con strumenti di paleoufologia razionale. Molte analisi di paleoufologia razionale su miti ufologici e cluster di Oppar. La teorizzazione del sillogismo menfita mendelico e dei suoi ipotetici effetti, in termini di fenomenologia UFO. Ecco in sintesi alcuni incipit dei topic trattati in capitoli specifici. L'incidente di Rendlesham del 26 dicembre 1980 non ha una radice paleosetica. I casi di Lakenit del 1956 e Bent Waters del 1953 invece hanno una radice paleosetica. L'UFO crash di Roswell del 1947 è una ciofeca. La presunta battaglia di Los Angeles del 26 febbraio 1942 non è un evento ufologico e non ha una radice paleosetica. La storia dell'UFO crash nel 1933, degli UFO fascisti, sono una hoax senza radici paleosetiche. L'UFO crash di Aurora nel 1897 è una ciofeca. L'UFO crash della cultura Dropas del 10.500 a.C. è una ciofeca cinese. La statuetta del presunto astronauta di Kiev non ha un contenuto paleosetico. La storia di Nibiru e delle guerre stellari di Sicin sono ciofeche, prive di fondamento paleoufologico. Il progetto ISIS del KGB è un'operazione di intelligenza per intrafottere l'informazione. Il papiro di Tully è una ciofeca. Debunkerare Corso e Lazzara è facile, tanto quanto sparare sulla Croce Rossa. Adduzioni UFO italiane ed interferenze aliene, tanti dubbi e poche conferme dai presunti abbotti. Valutazioni delle fonti ufologiche, la casistica IR4 è tutta una ciofeca, dai miti di Mana, alla barca solare di Ra, alle conferme Dogon, nuove evidenze in favore del paleocontattone. La navicella di Topracale è un Oppart annesso al paleocontatto, forse trafugato dagli ittiti. La pila di Bardag è una pila elettrica e proviene dall'Egitto. Lo schiacciasassi di Bicus è un Oppart genuino. Il flauto di Totonaco è un Oppart genuino. Gli aerei pre-Incas sono Oppart genuini. L'uccello di Saqqara è un segnavento, non è un aliante. Cosa è il misterioso manufatto egizio, chiamato Ankh? Nella Bibbia possono esistere dei paleocontatti? Sì. Quali sono? Ezechiele ed Elia sono stati addotti. Il caso Zanfretta, un caso importante, che disvela la presenza di una seconda razza aliena in visita sulla Terra. Prima del caso Zanfretta, i Sauri Sapiens visitarono la Terra. I Sauri Sapiens sono correlabili con il gradiente alieno anomalo, presente nella cultura Maya primaria del 1800 a.C. I Sauri Sapiens erano già presenti nel paleocontatto del 5000 a.C. Il sillogismo menfita mendelico, purtroppo rimane indeterminato, nonostante si provi a dare una risposta. Quando si potranno avere informazioni sulla tomba egizia di Imhotep, sapremo se la dea Sekhmet era un'aliena saurica sapiens oppure un mito. La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente.